Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video in collaborazione con Anna Staiti del canale Anna Staiti, che vi lascio il link giù nell'info box, e Mary del canale Makeup per Passione. Mando ad entrambe un grosso bacio, un bacio ragazze, vi ringrazio di aver collaborato con me. Mi raccomando, andate a guardare anche i loro video, perché come vi dicevo anche l'altra volta, sono due splendide ragazze e i loro video vanno assolutamente visti, anche perché vediamo anche loro che cosa usano sotto la doccia, perché questo video parliamo dei prodotti che ci portiamo in doccia. Iniziamo subito. La prima cosa che mi porto in doccia è una spugna. Questa è una spugna naturale che ho preso a Rodi. A Rodi ci sono tantissime spugne naturali, mi ci trovo bene. Adesso la vedete asciutta, ma una volta bagnata è morbidissima e lava benissimo il corpo, essendo comunque in fibra naturale. Poi mi porto, come già vi ho detto anche nel mio video dei preferiti, io uso un bagnoschiuma alla volta. Quindi, usando un bagnoschiuma alla volta, adesso sto finendo, ce ne ho ancora tantissimo perché dura tantissimo e ne basta poco. Questo è il mio preferito anche del periodo, che è questo di Mater Natura. Bagno doccia emoliente alla malva, senza parabeni, paraffina, oli minerali, SLS, SLS, eccetera eccetera. Ovviamente Mater Natura è un brand bio. Vi ho già parlato, come vi dicevo, nei miei preferiti di questo bagno schiuma. Ne basta poco, ha un meraviglioso odore di malva, è molto nutriente, emoliente e delicato, tanto che io vado ad usarlo anche per mio figlio. Mi è stato inviato, omaggiato da Biofabene, vi lascio il link di Biofabene giù nell'info box, così nel caso andate a dare un'occhiata, perché sono rivenditori Mater Natura. Ma a prescindere da questo, insomma, mi piace tantissimo ed è uno dei miei preferiti, insomma, del momento, e quindi me lo vado a portare sotto la doccia. Lo sto già usando da un bel po' di tempo, ma poiché ne basta pochissimo è arrivato qui, perché è abbastanza liquido ma è molto nutriente, quindi ne basta poco, è delicato e, come vi dicevo, nel momento in cui vado ad utilizzarlo per mio figlio significa che è veramente delicato, quindi ve lo consiglio per tutta la famiglia. Poi, che cosa mi porto ancora in doccia? Uno scrub. Io vi devo fare il video sugli scrub, perché per me uno scrub in doccia non deve mancare. In questo momento ve ne mostro uno di quelli che ho, che sto usando, che è quello del Mare Addosso, Mari del Nord, nella profumazione fruttata. Questo è a una PAO di 6 mesi ed è da 100 ml, quindi piccolo. Anche se poi ha una PAO di 6 mesi, però poi è una scadenza, quindi forse la PAO è dal momento dell'apertura, la scadenza in generale, ma ha un bellissimo e gradevole profumo fruttato in questa colorazione rosa, ovviamente fatto con i sali, infatti se mai ve ne va un po' sulle labbra avvertite il sapore salato. Mi trovo benissimo con questo scrub, in realtà può essere usato anche senza bagnoschiuma perché è anche lavante. Io dipende, a volte lo uso anche come per lavarmi, ma spessissimo prima vado ad usare il bagnoschiuma e poi uso lo scrub. Con questo mi ci trovo bene, un ottimo veramente scrub. Costa questo da 100 ml, costa 3 euro più o meno, 3,50 euro, e mi piace un sacco. Poi ovviamente, come vi dicevo prima, vi farò un video di tutti i miei scrub, perché ne ho tanti, io adoro gli scrub, e questo qua mi piace, non costa tantissimo ed è fantastico, mi lascia una pelle morbida, nutrita, veramente veramente spettacolare. Poi, se non mi va di usarlo anche per il viso, perché comunque l'ho utilizzato anche per il viso, ma a volte non voglio aggredire tanto il mio viso e vado ad usare un peeling. Questo in particolare è un peeling di Flow Cosmetica, un peeling al cacao, molto 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 bello, e ha una consistenza molto morbida, veramente molto morbida, è praticamente quasi terminato e mi lascia la pelle nutrita, cioè me la sento veramente veramente nutrita. Tutti i prodotti di Flow Cosmetica io li amo e non ne posso, insomma, non ne posso che parlare bene. Ha una consistenza oleosa perché all'interno ha anche degli olietti, quindi quando vado a risciacquarlo mi lascia veramente il viso molto molto nutrito. Il peeling, a differenza dello scrub, come sapete,
è più blando, però spesso non voglio andare a scrabbarlo troppo perché ho paura che mi si irrita il viso, una pelle molto delicata e mi si arrossa facilmente. Quindi magari ogni tanto vado a farci lo scrub, ma spesso vado con il peeling e questo di Flow Cosmetics al cacao è spettacolare. Io ovviamente vi sto mostrando una tantum perché io sotto la doccia non vado mai a usare gli stessi prodotti, mi piace variare, mi piace cambiare. Chi mi segue su Instagram vede sempre le mie foto dei miei sotto la doccia praticamente e vedete sempre prodotti un po' diversi, quindi questo è una tantum. Poi se poi vi piace come tipologia me lo dite, io magari ve la rifaccio con altri prodotti, magari quando li cambio, oppure se volete vedere altri prodotti scrivetemelo giù nei messaggi e nei commenti, tutti nei messaggi nei commenti, se vi piace questa tipologia ogni tanto ve la vado a riproporre. Che cos'altro mi porto sotto la doccia? Mi porto uno shampoo e un balsamo. È un'igiene intima. In questo caso vi mostro l'igiene intima di Alchemilla al Teatri. Questa igiene intima all'inizio mi piaceva tantissimo, ma veramente tanto, tanto che vi ho fatto una review sull'igiene intima e l'acqua micellare di Alchemilla che vi lascio su nelle schede. Adesso mi va a piacere un po' di meno perché non la trovo abbastanza purificante, cioè nonostante contiene teatrii, trovo che ultimamente mi faccia un effetto troppo blando, non lava particolarmente bene e non dura nell'arco delle ore della giornata e quindi lo sto usando praticamente per terminarlo. Lo uso sia io che mio marito. Non l'ho usato per mio figlio, anche se potrei andarlo ad usare perché è talmente delicato e talmente blando che andrebbe benissimo anche per i bambini. Non è che non è buono, ma è troppo delicato. Dici, ma l'igiene intima deve essere delicata? Assolutamente sì, ma deve essere anche cioè deve essere anche lavante, purificante, questa lava, ma non ha un'azione nel tempo, cosa che all'inizio io non ho notato perché mi ci trovavo bene. Col passare dei mesi è diventato un nì, sinceramente, e quindi non vedo l'ora di finirla. Stavo pure pensando di metterla nel gruppo degli scambi, scambio, perché non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Come shampoo vi propongo questo qui di Mil Mil. Shampoo purificante e delicato di Mil Mil. Questo è un ottimo shampoo, lo trovate anche al supermercato. È da 300 ml, costa mi sembra intorno a 3 o 4 euro ed è la linea bio della Mil Mil. È uno shampoo certificato, ovviamente senza parabeni, petrolati, eccetera, eccetera. È uno shampoo purificante che deterge la cute in profondità. Nonostante io i capelli secchi, lo sto usando, mi ci trovo abbastanza bene, non me li secca particolarmente. Ha questa consistenza molto liquida, io spesso gli shampoo comunque prevalentemente li diluisco. Quindi facendo anche lo shampoo spesso non me li va a seccare particolarmente e mi ci trovo abbastanza bene. Mi trovavo bene anche con l'altro della Mil Mil che ho finito, che era quello nutriente, ma anche questo insomma non è malaccio, poi è facilmente reperibile e con verbena, tè verde biologico e vi ripeto insomma mi ci trovo abbastanza bene, non è malvagio. Come balsamo invece vi propongo, vi ripeto, è sempre random, ecco perché vi dico, ve li ho presi a caso perché io cambio sempre la mia routine sotto la doccia perché mi piace variare ogni volta e non uso soprattutto quasi mai gli stessi prodotti per i capelli. Quello che sto usando in particolare in questo periodo, vi ho fatto anche un video specifico sulle maschere di Alchemilla ed è sicuramente la maschera che io adoro, panna e fragola di Alchemilla, che vi lascio su nelle schede, perché la sto adorando, mi piace tantissimo, ma vado ad alternarla anche con questo balsamo di Flow Cosmetics Icca all'aceto di mele. Questo balsamo che cosa ci permette di fare? Ci permette di non andare a fare il risciacquo acido perché contiene già
aceto di mele, ma non solo aceto di mele, quando lo andiamo a mettere sui capelli fa quel forte odore di aceto di mele. Una volta messo sui capelli ha un odore agrumato, perché all'interno contiene anche degli agrumi. Costa, mi sembra, intorno ai 10-15 euro. Flow Cosmetics, che è un brand che trovate in varie bioprofumerie, e mi piace, è da 150 ml, come vi dicevo, non serve poi fare il risciacquo acido perché contiene già aceto di mele. Mi va a districare i capelli, può essere utilizzato anche in piccole dosi perché è molto leggero. Essendo molto leggero non mi va ad appesantire i capelli, e c'è scritto che può essere anche utilizzato in piccole dosi come styling per i capelli, per non farli crespi, cioè nel senso per togliere l'effetto crespo. L'ho usato qualche volta anche in questo modo, non è male, vi dirò, ma ne bastano veramente poche gocce e lo usate per togliere l'effetto crespo se lo avete sui capelli, ma io prevalentemente lo uso come balsamo e mi ci trovo bene, vi ripeto, mi fa evitare anche di usare l'aceto di mele come ultimo risciacquo, come risciacquo acido, perché contiene già aceto di mele. Non vi sto a leggere perché è tutto scritto in finlandese, quindi non si capisce una cippa lippa. E nulla, questi erano tutti i miei prodotti che vado ad usare sotto la doccia. Spesso io sotto la doccia mi porto pure lo spazzolino e il dentifricio, ma non ve lo sto qui a mostrare perché dipende, non sempre. Se vado di fretta mi porto pure spazzolino e il dentifricio, mi lavo pure i denti. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Andate a vedere anche i video di Mary e di Anna, qui mando ancora un grosso bacio, un bacio ragazze, grazie sempre per che avete collaborato con me. E nulla. Andiamo a curiosare, come vi dicevo anche nei loro video. Io, se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete sempre i miei video come se non ci fosse un domani, così da farmi conoscere. Sono un canale piccolo, ragazzi, iscrivetevi al canale e mi raccomando, cliccate sul pulsantino, così vi arrivano le notifiche, perché YouTube è cretino, molto spesso non vi fa vedere che ho pubblicato un video, quindi iscrivetevi alle notifiche, è molto semplice, basta cliccare il pulsantino delle notifiche, così vi arrivano sempre. Condividete i miei video, spolliciate in su se il video vi è piaciuto, come vi dicevo prima, iscrivetevi al canale. Vi saluto, vi ringrazio, non so che cosa sto dicendo, ciao.